lungo incontro tra le parti sociali e la Regione Abruzzo, il tema era quello del trasporto unico locale, la fusione tra ARPA, GTM e Sangritana, sempre preoccupato lavoratori e sindacati. Ieri finalmente la seduta per trovare l'accordo, accordo che ha soddisfatto solo una parte dei sindacati. Da un lato CGIL e UGIL si confermano fuori dalla proposta e confermano lo sciopero del 29, dall'altra CISL, UIL e CISAL si dicono soddisfatti di aver ottenuto garanzie, quasi tutte, per i loro lavoratori. Io credo che la riunione di ieri sia stata molto positiva, nel senso che la Regione aveva tagliato per esempio 10 milioni di euro, siamo riusciti a farci rimettere da 5, minimo 5, anche 6 milioni di euro, perché era presente anche l'assessore alle finanze. Dove sta adesso la difficoltà, credo? Nell'armonizzazione della contrattazione di secondo livello. Lì c'è un problema, perché insomma togliere i soldi ai lavoratori non è facile e non voglio togliere i soldi in tasca ai lavoratori. Però sull'altra parte della bilancia c'è un taglio di soldi a livello nazionale che ci arriverà. Soddisfazione al 75%, se così si può dire, poiché restano fuori CGIL e UGIL. Tra i punti nevralgici ancora da discutere, ora che sono stati dichiarati salvi i 1.600 posti di lavoro, l'attenzione è puntata sulla cosiddetta armonizzazione tra le tre società. Pare infatti che i turni di lavoro previsti tra GTM, ARPA e Sangritana siano di fatto per contratto sproporzionati. Non è possibile che si lavori 3 ore al giorno ed altri in altre aziende che lavorino il doppio. Non è possibile che alcuni abbiano più di 2 mesi di festivi e di semifestivi e altri molto di meno. Non è possibile lavorare, organizzare il proprio lavoro riempiendolo di straordinari e di trasferte soltanto perché non si vogliono levare i doppioni e i triploni. Allora, io credo che i sindacati, almeno quelli che pongono problemi strumentali, devono fare i conti con la loro coscienza e con gli abruzzesi. Perché io agli abruzzesi glielo devo raccontare come i soldi pubblici vengono utilizzati. Un commento invece su CGIL e UGIL che confermano lo sciopero? Ma prima voglio provare a fare l'accordo, cioè il nostro lavoro è quello. Se non faccio l'accordo e dichiaro sciopero politico preventivo, credo che sia un errore.